Buongiorno amici e benvenuti nella mia auto. Naturalmente questo non è il tema di questa puntata. Oggi voglio parlarvi di una fotocamera compatta di cui se ne è parlato e si utilizza ancora tantissimo in giro. E perché dall'auto vi sto parlando? Perché uno dei pregi di questa fotocamera, che è la Canon G7X Mark II, è uscita nel lontano 2016 ormai, lontano perché oggi le cose cambiano molto velocemente, è semplicemente per il fatto che è ancora una camera molto utilizzata, che ha un costo ad oggi abbastanza decente, ed è comunque portatilissima, perché è possibile averla sempre con sé all'interno del proprio zaino. E quindi, se ce l'ho sempre con me, posso utilizzarla anche nel traffico? Durante il Black Friday del 2018, la G7X Mark II, nuova su Amazon, veniva venduta a 530 euro, è probabilmente il prezzo che manterrà. Si vocifera di una versione aggiornata di questa camera in rilascio per il 2019, probabilmente metà 2019, ma io mi sono domandato: questa camera vale ancora la pena acquistarla per chi è agli inizi, per chi vuole giocare a fare fotografia, per chi vuole divertirsi a realizzare dei video, in special modo divertirsi a realizzare, a creare contenuti per YouTube, e chi non è alle prime armi? Ne ho trovata una su eBay, ho fatto una bell'asta, me la sono aggiudicata e me la sono portata a casa. Da quando mi è arrivata, ragazzi, io devo assicurarvi che una delle cose che amo di Canon è la semplicità del menu e dell'utilizzo proprio della camera in sé. Io che sono sonista e quindi utilizzo prettamente macchine Sony, quando mi sono ritrovato in mano, quando mi ritrovo in mano una macchina Canon, rimango sempre più sbalordito dall'organizzazione e dalla semplicità e dall'immediatezza di tutte le informazioni. Sono molto più veloci da recepire e da reperire sul monitor col touch. Insomma, io ho avuto la RX 100 Mark IV e la RX 100 Mark V. Entrambe sono camere fantastiche, probabilmente rispetto a questa hanno una marcia, forse due o tre marce in più sull'aspetto video e probabilmente anche audio dell'immagine, ma come semplicità d'uso, come compattezza e robustezza del corpo macchina, vi posso assicurare che sto notando una differenza abissale nell'aver utilizzato quelle e ora utilizzando questa. La robustezza e il feeling che c'è in mano, questa ti fa sentire che hai in mano il metallo. Insomma, questa non vuole essere una recensione della G7X Mark II, anche perché ce ne sono talmente tante in giro, ma era vuole essere un piccolo come posso dire, il mio punto di vista, le mie impressioni sull'utilizzare questa macchina oggi nel 2018. Secondo me, per chi vuole fare creare contenuti su YouTube senza grosse pretese, oddio, anche con qualche pretesina volendo, perché non è un giocattolino, perché questa è una compatta, io la definirei prosumer, quindi la metterei nel segmento dell'RX di Sony. E specialmente per chi vuol fare vlog, questa secondo me è davvero fantastica. E quindi, tornato in ufficio, vi mostro la camerina, che è questa qui. Allora, come già detto, la camera è davvero interessante, molto funzionale. È adatta per fare vlog? Assolutamente sì, perché il fatto che sia, che abbia lo schermino ribaltabile, un buon microfono frontale, che è posto qui, praticamente, in questa parte qui, spero che si metta a fuoco, sì, esattamente, questa parte qui, c'è chi dice che con troppo vento dia parecchio fastidio, quindi mettono una sorta di gatto morto praticamente con l'adesivo qui sopra qui. Io per ora non ne ho sentito la necessità, naturalmente dipende dalle condizioni con cui utilizzate questa camera. E come vi dicevo, la differenza con le camere di Sony è proprio il fatto che questa è robusta e si sente in mano, ha un feeling diverso in mano. Uno dei problemi che avevo che hanno riscontrato in tanti sul web, e ne parlano tantissimo, è il fatto che
Questa camera non funziona con le batterie compatibili, o meglio, va in blocco. Io in realtà sto utilizzando una batteria compatibile. In realtà ne ho anche una originale, sto utilizzando una della Patona, che è questa. Si mette a fuoco, dovrebbe mettere a fuoco, eccola qua. Sto utilizzando questa, caricata ieri sera, pienamente funzionante. Nel frattempo mi arrivano dei messaggi sul cellulare, ma non ci fate caso. La camera è molto veloce e reattiva. A differenza della Sony, e purtroppo lo devo dire, ha un touchscreen davvero molto più funzionale, che è questo. Ora vi faccio anche una clip, così vi faccio vedere io con cosa sto registrando. Qual è il mio setup? Sto registrando con un A7 III, con un 24 mm della Samyang, e poi sto registrando con un Rode davanti a me. Allora, questa camera è davvero molto interessante, davvero molto, ma molto, ma molto funzionale. L'unica differenza sono: non porta un log interno, un S-Log come lo porta la Sony. Ma mi sono reso conto che probabilmente quel tipologia di funzione non sempre è comoda, perché non sempre ci si voglia spingere a dover recuperare tantissimo le luci o fare tanta color. Perché nel mio caso, ad esempio, quando devo fare delle cose più complesse, ho una macchina più grossa con cui fare cose più complesse. La robustezza, molto robusta, è vero, non ci si può attaccare un microfono perché nasce come compatta, quindi questo è quello che possiamo fare, cioè accenderla, registrare o scattare fotografie. E ragazzi, io devo per forza ritornare sempre sullo stesso punto. Noto e vedo che questa camera è molto ma molto robusta rispetto alla Sony. Io la Sony avevo paura di tenerla in mano per paura di romperla, oltre alla questione grip che Sony purtroppo non ha. Questa è un grip decisamente più intelligente, non tanto per la gomma o per la forma, ma proprio un grip, una forma interessante. Non entro nei parametri tecnici perché tanto troverete di sicuro tantissime recensioni dove parlano dei parametri tecnici. La mia domanda era: ne vale la pena acquistarla per chi vuole cominciare a fare ad esempio vlog sul web e creare contenuti di questo genere? Oggi sì, ne vale la pena. E se la trovate nuova oggi a 550 euro su Amazon, potete tranquillamente cercare un buon usato e farvi una bella asta su eBay come ho fatto io per potermela giudicare. Insomma, ragazzi, spero che questo video vi sia tornato utile a chi pensava, voleva o pensava pensando di acquistarne una oggi. Insomma, cos'altro dirvi? Se avete delle domande potete scrivermi qui nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per seguire tutte le novità che stanno uscendo. E cos'altro dirvi? Ci vediamo prossimamente con un nuovo video.